Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon mercoledì a tutti e come ogni mercoledì avete in edicola un'opportunità in più perché è uscito il nuovo numero di Panorama, copertina La Grande Rottamazione, si fa riferimento naturalmente ai possibili esiti della campagna elettorale, segnalo anche su tutt'altro argomento un'intervista assai interessante per gli appassionati di cinema a Sylvester Stallone. Naturalmente poi c'è la verità, c'è verità affari e se volete anche diciamo, per gli ultimi giorni il giallo dell'estate, delitto alla Farnesina. Allora, intorno alle 22 di ieri sera è arrivata la notizia della morte di Mikhail Gorbaciov, l'ultimo presidente dell'Unione Sovietica, e i giornali che chiudono più tardi fanno in tempo a inserire ricordi della figura scomparsa, qualcuno scritto sul tamburo, qualche altro si intuisce, diciamo, coccodrillo pronto da tempo per essere utilizzato. Vedremo anche questo nella parte conclusiva della rassegna. A onor del vero, un po' tutti i ricordi che abbiamo letto preparando questa rassegna vanno sullo stereotipo del segretario del CUS e del leader che ha, come dire, archiviato il comunismo. Forse, diciamo, manca una lettura, quella invece del segretario che cercò di salvare il comunismo, ma proprio invece l'offensiva di libertà di Reagan non glielo consentì. Ecco, oggi questa chiave di lettura, diciamo, non la trovate. Ecco, oggi non trovate ricordi di Reagan, per capirci, della sua politica, anche della escalation militare, Star Wars, eccetera, che portò al collasso l'Unione Sovietica. Oggi, diciamo, per trovare questo tipo di chiave di lettura dovete trasferirvi sui quotidiani britannici e statunitensi, non su quelli italiani. Peraltro ci prenderemo anche 30 secondi per la davvero infelice performance social di ieri sera, a breve dopo la notizia e poi innottata per cercare di mettere una pezza di Marco Rizzo. Vedremo che ha combinato Marco Rizzo. E invece qual è il tema che anche oggi, come nei giorni precedenti, domina i quotidiani? È naturalmente la questione del gas e il pressing dei partiti sul governo affinché l'esecutivo faccia qualcosa. Le notizie di ieri sono l'annuncio da parte di Gazprom della sospensione delle erogazioni attraverso Nord Stream 1 fino a sabato, con il motivo o la scusa, a seconda dei punti di vista, di una manutenzione da svolgere. Ciò nonostante, ieri i prezzi non sono schizzati verso l'alto perché, questa è l'interpretazione pressoché unanime, c'è un filo di speranza rispetto a una possibile iniziativa europea che poi, come sapete, si concretizzerà nella riunione tecnica del 7 settembre e nel Consiglio dei ministri che si occupano di energia il 9 settembre prossimo. E poi naturalmente c'è la campagna elettorale, perché oggi, scherzando, o no, siamo all'ultimo giorno di agosto, quindi mancano 25 giorni, 3 settimane e mezzo, siamo nella volata finale della campagna elettorale. Oggi c'è un sondaggio che vedrete sarà scrutato e scrutinato dalle forze politiche, quello della Ghisleri sulla stampa, ma occhio anche alle osservazioni che fa uno dei capi di SVG sentito da Italia Oggi, che ragiona sull'astensione, che tutti danno altissima, 34-35%, ma il tema è chi saranno quegli astenuti? Chi è che non va a votare? La, diciamo, tradizione ci dice che quando l'astensione è alta spesso colpisce il lato di centrodestra dell'elettorato. Stavolta ci dice SVG potrebbe essere la sinistra, potrebbe essere, diciamo, l'elettore di sinistra sconfortato, depresso a non andare a votare, quindi con un elemento di ulteriore svantaggio per il PD che già non sta bene. Se poi diciamo, si rattrappisce il numero dei suoi elettori che vanno alle urne, il risultato finale sarà ancora peggiore.
Va bene, questa l'infarinatura generale, andiamo a vedere come questi e altri temi, come nel caso della verità, stanno sulle prime pagine. E proprio dalla verità cominciamo. Morandi, il pedaggio di autostrade, 600.000 euro per uscire dal processo. Aspi e la gemella Spea pronte a patteggiare con poco più di 1 milione nel procedimento sui report falsi fatti per anni sulla rete viaria. È il sistema che ha arricchito molti e che dopo disastri e beffe sarà scordato. Sotto la testata un'altra inchiesta della verità che prosegue da giorni, vi ricordate? Tutta l'inchiesta di Amadori in particolare sulla società di supercar cinese che doveva nascere in Emilia-Romagna, rappresentando anche una potenziale fonte di concorrenza nei confronti della Ferrari, poi non se n'è fatto niente. Adesso questi battono cassa presso Invitalia. La ditta fantasma vuole 38 milioni da Arcuri. E poi nel centro pagina Aboubakar Soumaoro è ora candidato blindatissimo di Fratoianni e Bonelli, ma ci racconta Irene Cosulcuffaro. Il supercapo dei braccianti è accusato da altri braccianti che parlano di soldi spariti, di spese per lui. Lui naturalmente nega. Allora, questa è l'apertura della verità. Il Corriere della Sera, gas, pressing dei partiti e nel sommario un altro stop a Nord Stream. L'UE dice presto misure d'emergenza, il prezzo cala. Il Fatto Quotidiano, nella ormai infantilizzazione galoppante di come viene costruita la prima del fatto, anche oggi c'è il fotomontaggio e il fotomontaggio vede Draghi, Daniele Franco e Roberto Cingolani vestiti come scolari col grembiulone azzurro, il colletto bianco, ma con il cappello con le orecchie d'asino. E il titolo vi fa capire dove si va a parare: bocciati i migliori, leggi scritte con i piedi. E si fa diciamo, il fatto arriva con 1, 2, 3 giorni di ritardo rispetto alla verità e ad altre testate su il tema del malfunzionamento della norma sugli extra profitti, al di là della sua contestabilità anche teorica, ma perfino sul piano pratico c'è stato un problema di redazione, di drafting, come dicono quelli che parlano bene, così ci capiscono anche i competenti, di redazione materiale del testo. Il giornale, il gas soffoca il nord, allarme impresa, extra costi a 40 miliardi, rischio deindustrializzazione, così all'apertura del quotidiano diretto da Minzolini. Il Messaggero ci fa sapere che un piano di razionamento c'è, non solo per i condomini, far partire il riscaldamento una settimana dopo, sospenderlo una settimana prima, un grado in più, un grado in meno, eccetera, ma ci sarà anche diciamo, un coprifuoco in termini di illuminazione per le città, spinta o e per il tetto sul gas. Le città saranno più buie, piano per i razionamenti. Il tempo ci fa riferimento a un altro tipo di razionamento, quello che faranno le famiglie: soldi in meno, spese in meno, consumi in picchiata. Vedete che qui dalla stagflazione, sì, stagnazione più inflazione, si viaggia verso esiti recessivi, crollano i consumi autunno in economia. Per far fronte alla crisi, gli italiani spenderanno 34 miliardi in meno in 2 anni. La Stampa, vola Fratelli d'Italia, Conte aggancia Salvini e capite bene che è il preannuncio del sondaggio di Alessandra Ghislè o di alcuni degli elementi più rilevanti del sondaggio della Ghisleri oggi sul quotidiano torinese. E poi Repubblica che per un verso prosegue la campagna aggressiva nei confronti della Meloni, ma oggi diciamo estende questa ostilità a tutta la coalizione di centrodestra, evidenziando contraddizioni, divaricazioni sul piano programmatico, destra divisi su tutto. Così le aperture dei quotidiani. Allora, le segnalazioni iniziali dalla verità è Maurizio Belpietro in termini di commento e denuncia, e Fabio Amendolare in termini di cronaca e analisi a portarci sulla questione autostrade. Amendolare ricorda tutta la vicenda dei Benetton, eccetera. Belpietro
Belpietro racconta come possano funzionare, poi la data precisa è quella del 26 settembre, ma dice si sta apparecchiando un mega patteggiamento per il quale Autostrade e Spea potrebbero di fatto cavarsela pagando tantissimo, ma pochissimo, diciamo, per la loro potenza di fuoco economica. Morale, alla sbarra finirebbero solo ex dirigenti e funzionari ministeriali, quindi Belpietro e poi Amendolara. Claudio Antonelli fa un pezzo dai due volti, perché per un verso ci aggiorna sulla fase ancora di gestazione dell'eventuale intervento governativo per mitigare il caro bollette, per altro verso ci racconta la rivolta delle aziende del nord e insomma il rischio che lo tsunami autunnale sia fortissimo. Giuseppe Liturri ci spiega perché l'Olanda sia contraria alla misura del price cap europeo. L'Olanda ospita, sapete, il TTF, la borsa che determina il prezzo del gas, eccetera. Altro approfondimento da leggere, anche quello di Sergio Giraldo, così come Camilla Conti che ci fa fare un salto all'indietro assai interessante perché racconta come il PD ebbe una responsabilità nel bloccare un'altra infrastruttura che avrebbe potuto oggi essere utile, il gasdotto Galsi. Quindi già la verità di ieri vi aveva raccontato una serie di stop dei governi precedenti e anche di cosiddetti insospettabili, Calenda contraria a un rigassificatore nel nord-est, in Friuli, a suo tempo. Oggi la Conti ci porta sul gasdotto Galsi. Va bene. Allora, prendiamo questa strada dell'energia, un riassunto della giornata di ieri, Gazprom che dice fino a sabato sono sospese le forniture, il prezzo che non si impenna, l'attesa dell'intervento europeo, tutto questo vi è raccontato, vi è sintetizzato bene da Francesca Basso a pagina 2 del Corriere della Sera. E per altro verso c'è l'attesa. Restiamo sul Corriere, nella pagina accanto del provvedimento italiano, titolo Subito sostegni per 10 miliardi alle imprese a rischio, Draghi stringe sulle coperture. Quindi la novità è che Draghi, dopo aver fatto il prezioso, sembra orientato a intervenire, però i soldini sono ancora limitati. Secondo nostri calcoli fatti, diciamo, preparando questa rassegna, 10 miliardi sarebbero solo i soldi necessari per portare a 100 euro a megawattora i prezzi da sostenere, i costi da sostenere per le imprese energivore, gasivore o che comunque utilizzano il gas nei loro processi produttivi. Quindi 10 miliardi andrebbero solo per schiacciare entro limiti di tollerabilità i costi per quelle imprese, ma poi ci sarebbero tutte le altre imprese, ci sarebbero le famiglie, i consumi ordinari, quindi la sensazione è che minimo, occorra un intervento doppio, però invece qui siamo sull'asticella dei 10 miliardi. Scrive Marro, il governo punta a trovare almeno una decina di miliardi per finanziare i nuovi interventi contro il caro energia che dovrebbero essere decisi la prossima settimana. Ieri il Presidente del Consiglio Draghi ha incontrato a Palazzo Chigi il Ministro dell'Economia Franco per una ricognizione sulle risorse che si possono rinvenire tra le entrate tributarie superiori alle previsioni, la rimodulazione di alcune voci di spesa e il gettito della tassa del 25% sugli extra profitti. Oggi scade il termine per pagare l'acconto di questa tassa. Dovrebbero entrare, preparatevi a ridere, circa 4 miliardi dei 10 e mezzo previsti a regime e Draghi ha fatto partire un pressing a tutte le aziende che non hanno ancora pagato. Mi raccomando, pagate, perché voi sapete che c'era un acconto a giugno andato malissimo, doveva entrare 4 miliardi, sono entrati 900 milioni. Poi ci sarebbe un altro termine oggi, 31 agosto, per pagare con, diciamo, una maggiorazione limitata, mi pare del 15%. Ma quelli non lo faranno perché per la nota questione che abbiamo spiegato 100 volte, la sentenza della Corte Costituzionale sulla Robin Tax, che non prevede la sentenza, il rimborso a chi aveva già pagato. Figurati se questi pagano stavolta in anticipo, prima dispiegheranno tutte le loro armi legali e poi eventualmente si vedrà com'è comprensibile a tutela dei loro azionisti, no? Può piacere o no la cosa, ma questo accade. Quindi, diciamo, aspettare oggi per vedere quanto entra, magari
È più sensato andare a vedere complessivamente le entrate fiscali di agosto che sono in salita, l'IVA del 22 agosto, tutte queste cose. No. Ma riprendiamo mano. Una volta utilizzate tutte le strade per raccogliere risorse, il governo metterà a punto gli interventi. La priorità verrà data alle imprese gasivore e in particolare alle filiere produttive che utilizzano più di tutte il gas e rischiano di fermarsi per i costi insostenibili della bolletta. E poi sì, torna a questa cifra dei 10 miliardi. Qual è il giornale che difende di più il comportamento di Draghi in questa vicenda? Draghi, che è stato oggetto nei giorni scorsi di, a mio avviso, sacrosante contestazioni. L'ha fatto La Verità, ieri in particolare con una sequenza di articoli. L'hanno fatto in modo più scomposto, anche con qualche sguaiataggine e con una prima pagina convergente. Ieri il giornale Il Fatto, che davano a Draghi dello schettino, però insomma. Il tema c'era, è il Presidente del Consiglio che fa il difficile. Invece chi è che, diciamo, mette la toga fa l'avvocato difensore di Draghi? Francesco Bei su Repubblica, in un pezzo dai due volti, che parte in prima. Nella parte conclusiva si va sulla Meloni, ma la partenza è, diciamo, una arringa difensiva. Clamorosa a favore di Draghi, il Premier viene dipinto come un codardo, anzi peggio, come un irresponsabile che si starebbe godendo il naufragio senza più dare ordini all'equipaggio, un ritratto che campeggia sulle prime pagine dei quotidiani più vicini alle forze politiche che ne hanno provocato la caduta e che ora gli ingiungono di salire a bordo paragonandolo a Schettino. I fatti, tuttavia, dice Bei, dicono altro. A dispetto delle alte grida di quei leader che, incuranti della guerra, della crisi, della pandemia, del ricatto energetico della Russia, lo hanno mandato a casa, Draghi ha proseguito in silenzio a lavorare. E soprattutto sul fronte dei gas, i risultati sembrano sul punto di arrivare. Ursula von der Leyen, in una telefonata col Presidente del Consiglio, ha assicurato infatti che presto, forse già in tempo per il Consiglio UE del 9 settembre, la Commissione presenterà il suo piano per il tetto europeo al prezzo del gas e per il decoupling, quindi il disaccoppiamento tra gas e rinnovabili. Due fronti su cui da tempo l'Italia, insieme a Spagna e Francia, sta spingendo. Ma attenzione perché qui Bei ormai ha preso la rincorsa. Ma il governo non sta fermo nemmeno nell'ordinaria amministrazione, che poi tanto ordinaria non è, visto che si tratta di mettere a terra centinaia di norme di questo esecutivo e di quelli precedenti, compresi i due governi Conte. Il sottosegretario Garofoli ieri ha fatto il punto con i capi di gabinetto dei vari ministeri ed è venuto fuori che da febbraio 21 sono stati adottati 1260 provvedimenti, avendone ereditati 679 dai governi Conte 1 e Conte 2. Di questi ne sono rimasti da smaltire 129. E qui, francamente, beh, sembra quello che ti versa la birra e tutta schiuma, dice guarda quanta te ne ho versati, dice guarda quanti decreti attuativi hanno fatto. E dicono a Oxford, e sti cazzi. Da un lato è doveroso che i governi facciano i decreti attuativi rispetto ai provvedimenti da loro stessi varati, dall'altro, semmai in termini liberali, ma questo non c'è pericolo, non lo troverete sui quotidiani italiani, c'è da mettersi le mani dei capelli per questa continua produzione normativa. Un governo di gente normale, con un po' di testa sulle spalle, dovrebbe farci sapere quanti provvedimenti ha cancellato, ha disboscato, cioè no, qui invece dice guarda quanti decreti attuativi abbiamo fatto. Va bene, così bene. Che però chiude, vi dicevamo, su Meloni, evocando scenari togliattiani, la svolta di Salerno. Che c'entra la Meloni con la svolta di Salerno? Vediamo questo arrivo difficile e un po' audace, di questo parallelo storico audace. L'approdo finale di questa operazione, la vera svolta di Salerno di Meloni, sarebbe una cosa che i suoi uomini più accorti iniziano ad ammettere a mezza bocca. Un'alleanza con l'odiato Macron, visto finora come il colonizzatore della povera Italia, grazie alle quinte colonne nascoste nel PD lettiano. Il terreno di questa intesa sarebbe proprio l'Europa, con la discussione intorno al patto di stabilità. Una revisione dei rigidi criteri voluti dalla Germania e dai paesi frugali vede sulla stessa barricata sia Roma che Parigi. Se Meloni dovesse stringere un patto con l'Eliseo per riformare i trattati, sarebbe la nemesi finale della togliattiana nata populista e finita draghiana. Vabbè, abbiamo fatto.
Mi diceva Peppino di Filippo, è una minestra, signora, più ci metti e più ci trovi. Racconta spesso il bravo Bruno Gli Agnello su Twitter. Questa minestra ci abbiamo messo tutto, un po' di Togliatti, un po' di Nemesi, un po' di Macron, Italia, già, beh, insomma, qui c'è poco da... ormai dentro Fratelli d'Italia c'è uno come Giulio Tremonti che è molto più eurocentrico di quanto una certa letteratura tenda a presentarlo, quindi la cosa non desterebbe chissà quale sorpresa. Però non perdiamo il filo. Abbiamo visto la gestazione dell'intervento governativo. Enrico Marro dice 10 miliardi, ma bastano questi soldi? Noi ne dubitiamo. E c'è addirittura l'ex capo degli industriali, Vincenzo Boccia, che forse sparando eccessivamente alto, però dando un ordine di grandezza totalmente diverso, sentito dal Messaggero, e Nando Santanastaso che firma l'intervista, dice servono almeno 60 miliardi e una moratoria di un anno per evitare danni irreversibili. Andiamo a vedere, completando, diciamo, questa parte della rassegna, altri spunti da altri quotidiani. Allora, il giornale, per esempio, eccolo qua, ci racconta come i partiti, anche qui arrivando un po' in ritardo, ieri La Verità aveva, diciamo, segnalato che c'è un veicolo parlamentare pronto, c'è il decreto aiuti bis in corso di conversione ed è lì che bisogna intervenire. Adesso improvvisamente, ieri ci sono state anche dichiarazioni della Meloni, di Salvini, forse avendo letto anche La Verità di ieri. Salvini dice apriamo il Parlamento, un po' tutti i leader politici si sono espressi ieri in questa direzione, non lo ha fatto Enrico Letta che è stato rimbrottato su Twitter da Calenda che dice allora come la pensi? Allora oggi una serie di retroscena ci dicono il PD irritato dice a Calenda ma cosa vuoi? Vuoi attaccare briga? Le nostre posizioni sono note, insomma aprite il Parlamento, ma segnaliamo che il Parlamento è aperto oggi. 31 agosto, ore 15:30, sono convocate le commissioni riunite bilancio e finanze del Senato che devono aprire la discussione sul disegno di legge di conversione del decreto legge aiuti bis. Quel disegno di legge di conversione va in aula il 6 settembre prossimo, tra una settimana, quindi insomma si mettano all'opera. Vi dicevamo del Messaggero che evoca il razionamento anche con riferimento alle città e all'illuminazione pubblica. Lo spiega in modo abbastanza dettagliato, anche con una grafica, la pagina 3, città più buie, pronto il piano. Quindi non ci sarebbe soltanto il fatto che il riscaldamento nei condomini scatterebbe una settimana dopo, finirebbe una settimana prima, con temperature di un grado diverse rispetto agli inverni passati, ma ci sarebbe anche questa sorta di coprifuoco per i lampioni nelle strade. Che altro possiamo segnalare? Ah, sì, un paio di cose dalla stampa per chiudere questa sezione della rassegna. Allora, il pezzo di Alessandro Barbera sulla stampa con, diciamo, due cose che riguardano la Meloni. Per un verso, ma questo lo sapevamo già dai giorni precedenti, una qualche contrarietà di quelli di Fratelli d'Italia a fare uno scostamento di bilancio, per altro verso la prima dichiarazione di Meloni ieri di apertura sul rigassificatore a Piombino. La Meloni tiene il punto come opzione principale, preferiremmo farlo altrove, ma per la prima volta aggiunge e altrimenti occorreranno ulteriori compensazioni per la città di Piombino. Ricorderete
questo oggi i giornali non ci tornano sopra, però è utile, erano già state negoziate in caso di realizzazione del rigassificatore nel porto di Piombino delle compensazioni significative per la città di Piombino, con uno sconto sulle bollette per tutti i cittadini tra il 30 e il 50%. È stato anche stabilito che la nave di rigassificazione starebbe dentro il porto soltanto per 3 anni e poi verrebbe portata offshore, ma oggi Meloni dice: ragioniamo su compensazioni ulteriori, mi sembra sostanzialmente un'apertura. Mentre è Marcello Sorgi che nella sua nota, nel suo taccuino, evoca, diciamo, l'allineamento della Meloni sulla strada di Draghi e dice, è in cerca di legittimazione internazionale. Pesa e come il rapporto con Bruxelles, soprattutto per una candidata alla guida del governo come Meloni, che provenendo da uno schieramento sovranista populista sa di essere in qualche modo sotto esame. E così Meloni non ha condiviso, definendola ultima ratio e facendola escludere ai responsabili economici di Fratelli d'Italia, la richiesta di uno scostamento di bilancio da 30 miliardi avanzata dal leader della Lega e sottoscritta anche da Tajani. Così Marcello Sorgi. Va bene, e possiamo chiudere questa prima amplissima sezione della rassegna per entrare in quella della campagna elettorale. Restiamo sulla stampa che apre con il sondaggio di Alessandra Ghisleri. Allora, si tratta di intenzioni di voto registrate ed elaborate, quindi telefonata più sgrezzamento dei dati, tra ieri e l'altro ieri, 29-30 agosto, quindi il sondaggio è fresco. Vediamo subito qual è il partito di maggioranza relativa, che è quello degli indecisi, l'astensione, dati al 35,4%. Dopodiché, complessivamente, c'è un distacco abissale tra le coalizioni, il totale dell'area di centrodestra farebbe 46,1%, il centrosinistra si fermerebbe al 28,7% e i partiti. Meloni 24,6%, quindi un punto sopra la settimana precedente. Il PD con appena uno 0,3 in più rispetto alla settimana precedente, al 23,1, la Lega al 12,5. Occhio al Movimento 5 Stelle, ormai vicinissimo alla Lega, 12,3, quindi 12,5 contro 12,3. Ma attenzione perché il sondaggio Ghisleri dà la Lega in forte flessione rispetto alla settimana precedente, meno 1,5, mentre i 5 Stelle addirittura 3 punti in più, 3 punti in una settimana, sembra francamente, Lazzaro alzati e cammina, avrebbero guadagnato 3 punti, 12,3. A noi sembra molto credibile che i 5 Stelle facciano un risultato migliore di quanto si riteneva alcune settimane fa, sembra meno credibile che abbiano guadagnato 3 punti in una settimana. Attenzione all'altro punto di interesse del sondaggio, che vedrete oggi porterà Calenda sui social a emozionarsi, perché esce il primo sondaggio in cui la coalizione Calenda-Renzi supera Forza Italia 7-4 contro 7. Appena sopra soglia sarebbero Fratoianni e Bonelli al 3-1, appena sotto, ma in corsa per superare l'asticella, sarebbe Paragone al 2-8. Questo il sondaggio Ghisleri. Attenzione però perché c'è anche un altro aspetto interessante, un altro sondaggista che in questo caso non offre tabelle, ma offre un ragionamento ed è Rado Fonda, che è il direttore della SVG, e viene sentito da Alessandra Ricciardi su Italia Oggi e dice che da quanto a SVG risulta, questa volta l'astensione potrebbe colpire il centrosinistra, cioè in termini psicologici il profumo di vittoria galvanizzerebbe una quota di elettori di centrodestra che sarebbero più orientati del solito ad andare, mentre l'aria meno brillante porterebbe alcuni elettori più sconfortati di centrosinistra a valutare il fatto di astenersi, e naturalmente queste due opposte tendenze sarebbero accentuate da un'eventuale scelta di questo tipo. Va bene, poi ci sono le interviste di giornata. Ecco, diciamolo francamente, noi abbiamo già un'antica perplessità rispetto a queste enormi interviste che ci sono solo sui giornali italiani. Chi ama i quotidiani britannici sa che
quasi le interviste non ci sono, meglio, ci sono dei virgolettati molto puntuali, molto precisi di un ministro quando deve annunciare qualcosa. Beh, no, il Telegraph deve dare conto di ciò che farà il cancelliere e lo scacchiere. Fa un pezzo e dentro ci sono quattro virgolettati molto precisi, dettagliati del ministro che dà le cifre, preciso. Qui invece abbiamo, come sapete, una letteratura per cui si siedono al tavolino giornalista e l'intervistato e parlano della vita, della morte, di qualunque cosa senza dire niente. Ecco, oggi la giornata un po' questo è. Il Corriere della Sera ospita tre interviste, una che francamente non aggiunge molto a quello che già sapete, ecco, su Forza Italia di Berlusconi. Senza Forza Italia la destra non governa, flat tax al 23%, e poi la foto con i nipotini che è tratta da un'intervista a 7, cioè il supplemento in questo caso del Corriere. Poi Nicola Zingaretti, che viene sentito pure lui sul quotidiano milanese e che dice sul suo ex capo di gabinetto, poi andato al Campidoglio Ruberti, che è stato solo uno scatto di ira, ma l'uomo ha grandissima professionalità, interpellato in modo più, diciamo, delicato sulla prospettiva di un congresso post elezioni, e quindi di un congresso non facile per Letta, Zingaretti fa come la Sibilla Cumana, ibis redibis oppure ibis redibis non, fa un pezzo positivo, un pezzo negativo, e dice: i congressi portano con sé delle opportunità. Però non devono essere congressi che non finiscono mai, che non si chiudono mai. Terza intervista, anche questa che diciamo lascia il tempo che trova, di Luigi Di Maio, ritratto in questo caso mentre sta su un treno in maniche di camicia leggendo le carte. Quindi insomma, il lettore dovrebbe capire, invece, guarda questo come si impegna pure quando sta in treno, studia le carte, sto figlio non si riposa un attimo, e che dice ormai è chiaro. Sulla Russia la Meloni non si impone ai suoi alleati. Ora, che il centrodestra abbia delle zone d'ombra sulla vicenda russa è pacifico, però che ora l'arbitro dell'atlantismo lo faccia Di Maio fa sinceramente abbastanza sorridere. Le tre interviste del Corriere: Berlusconi, Zingaretti, Di Maio. E direte voi, ci sono altre, c'è un trittico di altre interviste altrettanto poco significative? Sì, sulla stampa, dove c'è Provenzano, uno dei vice segretari, quello di sinistra del PD, diciamo, il papà politico del candidato della sua segreteria che aveva scritto le frasi anti-israeliane che poi è stato messo fuori. Lo sente Annalisa Cuzzocrea e Provenzano però ci spiega che la destra è unita contro i poveri. C'è Elsa Fornero che dice che rispetto alla Meloni il macismo dei populisti non digerirà una donna premier. Su questo interviene anche Flavia Perina nella pagina. Ormai i commenti della Perina sono imperdibili. Oggi non si occupa di limoni in tasca, di chi che sia. Oggi la Perina dice che la Meloni vuole mostrare attraverso un'intervista a chi? Il settimanale dei Signorini, in cui dice che se sarà premier non rinuncerà al suo compito di mamma, vuole dimostrare a Salvini che un certo modello maschilista e macista è perdente, e invece lei entrerà nel club delle persone più potenti del mondo, ma senza perdere maternità e femminilità. Fa pandan la Fornero sentita da Zatterin, ma il macismo dei populisti non digerirà una donna premier. E poi, terza, quindi, Provenzano, la Fornero, e non manca Marcello Pera che fa una pensosa intervista con Francesco Grignetti. Uno si aspetterebbe da Pera, cioè, beh, allora, riforme istituzionali, che modello vogliamo prendere? Il modello americano, il modello britannico, il modello francese? No, fa tutta una cosa per dire che ci vogliono i pesi, i contrappesi, le garanzie. Ok, va bene, professore, i pesi, i contrappesi, i checks and balances, ma dici qual è la proposta che farai alla Meloni verso Londra, verso Parigi, verso Washington? Niente, non c'è. Noi, ripeto, fatto la ricognizione delle tre interviste sul Corriere, delle tre sulla stampa, suggeriremmo ai giornali di tagliare, ecco, sulle interviste. Va bene, un po' tutti invece raccontano la compresenza a Vicenza, ma competitiva, ognuno per sé, di Giuseppe Conte ed Enrico Letta. Repubblica dedica le pagine 2 e 3 a diciamo, un po' di campagna ostile verso il centrodestra.
La pagina 2 sulla Meloni: Meloni lancia l'OPA sull'Italia populista e Conchita Sannino che è andata in Calabria a Cosenza a seguire la giornata di campagna elettorale della Meloni. Mentre la pagina accanto, Lorenzo De Cicco fa un'analisi delle discrasie, vere o presunte, alcune vere, altre un po' esasperate, ma diciamo una base c'è, le risposte differenti e in qualche caso le contraddizioni fra i programmi dei tre partiti del centrodestra. Chiudiamo questa sezione con, è sempre interessante, la rubrica del professor Curini su Italia Oggi. Il professor Curini, lo sapete, Scienze Politiche Statale di Milano. Su Italia Oggi, oggi si sofferma sull'aspetto cromatico, molto blu nella propaganda, nell'iconografia di Fratelli d'Italia, moltissimo rosso, più rosso del solito, rosso, 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 nella produzioni, manifesti, eccetera, del Partito Democratico, molto più di quanto fosse accaduto nelle precedenti campagne del centro-sinistra. E quindi dice la polarizzazione assume anche un suo richiamo cromatico molto tradizionale, un richiamo rosso molto tradizionale per un certo tipo di elettori e così via. La morte di Gorbaciov. Allora, sul Corriere della Sera lo ricordano Dragosei e Valentini, sul Messaggero lo ricorda Sabadin, sulla Stampa ci sono pezzi di Elena Löwenthal, Lazza Fesova, Stefanini, mentre Alberto Simoni intervista Daniel Pipes. Su Repubblica è Ezio Mauro a ricordare lo scomparso leader, lo scomparso ieri sera. Vi dicevamo già che diciamo, manca un po' la chiave di lettura reaganiana rispetto a come cadde l'Unione Sovietica, ma questa diciamo, non è una sorpresa non trovarla sui quotidiani italiani, che invece non danno molto spazio, se non c'è cioè, un boxino sulla stampa, a un'obiettiva figuraccia di Marco Rizzo che pochi minuti dopo la diffusione della notizia della morte di Gorbaciov, ha postato sul suo canale Twitter una bottiglia di champagne con il tappo che salta. Testo: era dal 26 dicembre 91 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo. Insomma, comunque, brindare per la morte di un uomo non sembra una cosa bellissima. Infatti, ha preso rispostacce anche sui suoi canali social e alcune ore dopo, nel cuore della notte, verso le 3 del mattino, Rizzo ha dovuto postare un secondo tweet, ancora meno coraggioso del primo, perché qui addirittura nega di essersi riferito a Gorbaciov, del quale non faceva il nome, ma il richiamo al 91, al crollo dell'Unione Sovietica, rendeva tutto molto leggibile. E come si difende Rizzo? Una provocazione dadaista e tanta ipocrisia. Ci sono persone che muoiono per guerra, per fame, per infortuni, per vaccini, ogni sacro giorno. Muore uno della banda dei globalizzatori, metti una bottiglia di spumante senza esplicitare un nome e si scatena l'inferno. Di chi? Dei giornaloni. Ecco, questo è Marco Rizzo che esce al naturale. Ma oggi Rizzo è un eroe per una certa sinistra e anche per una certa destra. È pieno di gente che dice: ah, io sono di destra, ma mi piace tanto Marco Rizzo. È testimonianza del fatto che diciamo, siamo tranquillamente avviati verso Caracas e verso il Venezuela. Ma non tenete conto di quest'ultimo commento, invece tenete conto dell'invito a passare in edicola se vorrete, a prendere Verità, Verità Affari, Panorama, se vorrete Delitto alla Farnesina. Noi ci ritroviamo domani mattina alla stessa ora. Buona giornata.